Buonasera amici telespettatori e benvenuti in questa edizione speciale del TG Muzzano. Siamo qui nella zona di Biella per raccontarvi storie di niente di poco di meno che di UFO. Esistono? Sono tra noi? Siete voi? Lo scopriremo questa sera, questa edizione speciale. Abbiamo a tal proposito un ospite che parlerà appunto di laureato in ufologia applicata, il dottor Otto Volante. Eccolo qui tra noi. Venga, signor Otto, venga, si sieda. Signor Otto. Buonasera, buonasera. Venga qui. Benissimo. Senta, vi faccio qualche domanda molto semplice perché i nostri telespettatori sono curiosi e vogliono sapere. Prima domanda per il dottor Otto. Esistono gli UFO? Grazie della domanda. Gli UFO esistono. Gli UFO sono tra noi. Noi non li vediamo, ma loro sono qua. Ecco, questa dichiarazione potrebbe spaventare i nostri telespettatori. Cerchiamo di capire cosa sono gli UFO. Gli UFO, ottima domanda. UFO, acronimo di Unrecognized Flying Object. Ok, che detto in italiano per i nostri telespettatori più semplici. Oggetto volante non identificato. Quindi in sostanza è un qualcosa che noi non sappiamo spiegare, un oggetto solo spiegare. Ecco, signor Otto, le faccio un'altra domanda, lei che ha molta esperienza con l'UFO. Noi tra poco vedremo un intervistato che è stato rapito direttamente dall'UFO. Lei ha anche qualche caso assistito? Caso di UFO. Io ho assistito, aver esaminato, aver autopsiato cadaveri. Di gente che è stata, si sostiene, rapita, modificata, dagli UFO. Io avrei ispezionato cadaveri e quello che succede all'interno non è cosa buona. Ma se c'è una cosa certa, e qua lo dico, e qua lo negherò, sono tra noi, più di quanto ne immagini. Bene, dopo aver assicurato la popolazione locale, passiamo ora al nostro inviato sul campo. Intanto ringraziamo il dottor Otto Volante. E credo sia stato. Bene, adesso passiamo la linea al nostro inviato Espedito Tallone che ci intervisterà un uomo rapito dagli alieni. Alina, sono Espedito Tallone e sono qui a casa di Giampiero Bautasso nella campagna biellese. Ci dica, ma lei è stato rapito dagli alieni? Sì, sono un contadino biellese, sono. Ma scusi, l'accento è sardo. Ma dopo che mi hanno rapito gli alieni, comincia a parlare sardo, cominciai. Bene, e ora lei come sta? Si è ripreso da questa situazione? Dopo che mi hanno rapito una serie di tic, mi sono venuti una serie di tic, mi sono venuti una serie di tic, la pecora, Sì, va bene. Quindi la pecora. la vedo molto in forma, insomma. Sì. Quindi si è mai più ripreso da questo incontro ravvicinato del terzo tipo? Giampiero? Ma ti pare che mi sono ripreso, ti pare? Ma io ti strozzo col budello di pecora, ti strozzo! Scambi, Col scambi, budello di ma sì, pecora, voglio ti dire, strozzo! Gentili telespettatori, brutto sasso di cazzo! Mi ti strozzo il Gentili telespettatori, a voi studio. Ecco, ci scusiamo ancora per le immagini scioccanti che hanno susseguito questo incontro appunto del nostro inviato col signor Pautasso, ma noi abbiamo interesse di raccontarvi soltanto la verità, e questa è la verità. Questo è quello che succede con l'incontro con gli UFO. E a tal proposito abbiamo un'altra serie di video materiali che adesso la regia manderà in onda. Grazie. Recording with night vision right now. I've been hearing the sounds.
guardia. Oh, mamma, oh mamma, cosa sta succedendo? Oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, oh mamma mia, oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che paura, cosa sta succedendo? L'ho ammazzato, la testa, Bene, per questa edizione abbiamo terminato, vi vogliamo salutare e ringraziare per scusate, è arrivata una notizia dell'ultima ora. Attenzione, l'FBI ha istituito una task force speciale per ricercare gli UFO a Muzzano. Tre squadre sono state invitate a cercare appunto all'interno di Muzzano possibili alieni tra noi. Not here.